mini recensione richiesta tramite donazione Patreon da Dario Bagatin, che saluto. Il film di cui mi chiede di parlare è un film del 1996 di Rob Cohen, con Dennis Quaid protagonista assoluto, con un grandissimo effetto dell'industria Light and Magic, una bellissima voce di Sean Connery originale che dà la voce a Draco. Il film è appunto Dragonheart, fantasy, azione ed avventura, un piccolo cult, sicuramente un buon film, diciamo così, spada e magia, ben fatto, sicuramente con dei personaggi interessanti. E nella storia, nel circa intorno all'anno 1000 di questo Aenon, questo re che ha metà di cuore di questo drago, che lo ha reso, l'ha fatto rimanere in vita da quando era piccino grazie a sua madre, quando il padre morì, poteva crescere bene, invece è una merda, è un oscuro uomo. Un cavaliere, per cercare di cancellare l'onta, cerca di uccidere tutti i draghi che incontra, poi in realtà incontra questo drago col quale incomincia a fare diciamo combutta, e finché non si incontrerà con Dina Meyer, questa diciamo ribelle contro Aenon, e di lì partirà l'avventura, finché scopriremo tutto quello che legherà Draco al re e tutto il resto, che Rob Cohen qui dirige benissimo a livello tecnico, fotografia, montaggio sono ottimi, il ritmo è quello giusto, e per essere un fantasy per ragazzi, un fantasy leggero, riesce a essere divertente proprio anche nonostante poi alla fine il film sia serissimo a livello di quello che racconta, con un finale molto bello, però diciamo riesce ad usare bene quest'ironia, questa avventura classica, questo modo di inserire anche all'interno di questa storia comunque un certo tipo di amicizia non virile fra i due, che è veramente eccellente, quella fra il drago e qui, che piano piano cresce sempre di più col film. Poi Dina Meyer è molto brava nel suo ruolo, così come tutti gli altri attori. Questo è il classico film anni 90, bellino, classico buon film, classico film che non ha lasciato niente nella storia del cinema, non ci lascerà mai niente, ma è il classico film che se uno lo guarda una volta è probabile che ci se ne innamori, perché draghi così fatti bene a metà anni 90 dall'industria Like and Magic, utilizzando sia il computer che i mostroni fatti di ciccia, è veramente notevole. In più la storia è classica, sì, ma viene portata avanti da una narrazione pulita, un veramente notevole, da un uso del sonoro di quelli che non si dimenticano, quindi bella colonna sonora, bello tutto, il classico buon film dove tutto funziona e nulla eccelle, ecco, non c'è niente di eccezionale, non ti ricordi una scena memorabile, però è il classico film che se passa me lo guardo, ho il mio DVD, ed è il classico film che se amate i film con draghi, amate i film fantasy, amate i film d'avventura di questo tipo, è assolutamente da non perdere, proprio perché è divertente, è ritmato, è teso, c'è pieno d'azione ma anche di amore, un certo tipo di coscienza, un certo tipo anche di messaggio, è buono ma non buonista, e questo fa sempre bene. Quindi il link di Dragonheart è qui sotto, iscrivetevi al canale, mi piace, insomma fate il cazzo se volete, donate su Patreon per aiutare me, ma se amate il fantasy questo è un acquisto obbligato, lasciate da parte il resto perché sono tutti spazzatura, prendete solo questo, mi raccomando.